Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro da parte del Centro Studi Donati. E questa sera, come ovviamente saprete, affronteremo i temi e le problematiche relativi all'immigrazione clandestina, in modo particolare alla strage dei clandestini che ormai quotidianamente, possiamo dire, si consuma sulle coste del Mediterraneo. Ne parliamo con Gabriele Il Grande, giornalista, fondatore dell'Osservatorio sulle vittime dell'immigrazione, Fortress Europe, autore del libro Inchiesta Mamadou va a morire. Ne parliamo inoltre anche con Gianni Nobili, missionario congoniano in Congo, Burundi e Kenya. E prima di lasciare loro la parola, vorrei introdurvi, insieme ad Angelo, che è qui accanto a me, un progetto nato all'interno del Centro Studi Donati che si chiama Officina I Care. Bene, l'Officina ICARE nasce praticamente come reazione, diciamo, a quella famosa e cosiddetta ondata di antipolitica che pare esserci stata in Italia. Insomma, in qualche maniera l'Officina si propone di andare oltre la contestazione o lo scontento per qualcosa che non va e di fare in modo che il cittadino possa partecipare al cambiamento, possa fare qualcosa nel suo piccolo per il cambiamento. E, diciamo, questo è lo spirito con cui è nata e è aperta a tutte le persone che hanno voglia in qualche maniera di rimboccarsi le maniche per una società più giusta. E, l'Officina, diciamo, nella sua prima parte, nei suoi primi mesi di lavoro, si è già occupata di cose abbastanza interessanti, quali per esempio l'integrazione degli immigrati con l'insegnamento della lingua italiana, l'aiuto scolastico ai bambini e ai figli degli immigrati che magari hanno qualche difficoltà, campagne per la riduzione dei prezzi e quindi per una società più economicamente più giusta, quindi una maggiore giustizia economica e sociale, e poi qualsiasi altra tematica è la benvenuta, nel senso qualsiasi altra tematica che possa rendere questo mondo, questa società un po' migliore, e se qualcuno di voi è portatore o impegnato in questi temi è il benvenuto, perché il laboratorio nasce più che altro come punto di incontro tra persone che si occupano anche di cose diverse e incontrandosi si può in qualche maniera condividere la propria esperienza e anche trovare degli spunti per fare qualche esperienza nuova, per migliorare l'esperienza che uno sta facendo, per essere più efficaci anche con il classico motto unione fa la forza. Insomma, il nome I Care significa mi sta a cuore, e il motto che utilizzava Don Lorenzo Milani nella sua scuola di Barbiana, e infatti mi sta a cuore, nel senso non sottintende nessuna appartenenza politica o religiosa particolare, ma sottintende che chi ne fa parte ha a cuore il bene della società e una società, diciamo, più giusta. Bene, per qualsiasi informazione potete fare riferimento a noi al termine di questa serata. Lascio ora quindi la parola a Gabriele Del Grande e a Gianni Nobili. Grazie. Io potrei darvi un attimo il contesto che precede quello che lui testimonia. Io ho vissuto in Burundi nel 72, il genocidio che è avvenuto in 6 settimane, dal 28 aprile al 15 giugno del 72, in Burundi sono stati massacrati 150.000 persone senza che nessuno, guardate, dall'esterno potesse intervenire e fare qualunque cosa. Il paese è stato blindato, era il tempo in cui i problemi di un paese erano problemi interni, erano neri che si massacravano tra di loro, un piccolo paese che non contava nulla sullo scacchiere politico, tantomeno sullo scacchiere economico, un micro paese, si sono massacrati, cioè
una minoranza ha massacrato una maggioranza che tentava di chiedere spazio politico. E i ragazzi, i giovani della vostra età ci dicevano: cosa possiamo fare? Molti sono scappati in Ruanda a quel tempo. E dicevano: ma se scappiamo, diamo l'occasione a chi uccide che noi siamo nemici. Perché la politica era: date la caccia ai nemici, braccateli, sterminateli. Se scappiamo, allora confermiamo l'accusa che siamo nemici. Quindi un dramma interiore fortissimo, soprattutto i maestri, i giovani più intelligenti. Però mi ricordo una mattina dopo una messa drammatica dove sentivamo che il rischio di essere arrestati e quindi uccisi era fortissimo. Io ho detto loro: chi non si sente sicuro, soprattutto i maestri, eravamo vicini al confine, parta e salvi la vita. E noi saremo testimoni di quello che è avvenuto, che nessuno di voi ha mai pensato di fare gesti di violenza. Quindi salvate la vita. Il problema di tanti che scappano è un problema drammatico, perché loro si sentono vittime di un sistema a volte terribilmente violento che li schiaccia, rischia di farli morire, e loro vogliono vivere, cercano solo di vivere. Quindi il partire è un tentativo drammatico di sopravvivenza. Quindi dovremmo essere molto umili quando giudichiamo questi fatti. Ci sono dei drammi tremendi che noi non conosciamo neanche, che mettono in crisi loro stessi, pensano alle loro famiglie che lasciano, sanno che partire è rischioso, ma anche moralmente è problematico. Questo per il Burundi. E io a loro volta ho detto: e voi? Cosa volete che noi facciamo? Noi intanto siamo qui. Cosa dobbiamo fare? Restare con voi o andare anche noi in Europa a denunciare? E loro ci dicevano: padre, non andate via, se andate via ci massacrano tutti. Quindi l'importanza di testimoni che denunciano anche con la presenza i drammi che stanno avvenendo. Da poche ore ho ricevuto dal Kenya delle notizie che fanno veramente paura. Il Kenya, dove ho vissuto dal 91 al 96 con Alex, era un paese bello dove si lavorava, dove le tribù interagivano senza problemi. A Korogocho c'è una realtà plurietnica, ma veramente complessa. Va bene, ci sono dei quartieri dove l'etnia è accentuata, i Luo, i Kikuyu, i Kamba, i Luya, i Somali. C'è un'accentuazione etnica, ma l'interazione era quotidiana nella scuola, nelle comunità cristiane, nei commerci, nello sport, facevamo dei tornei bellissimi, nell'arte, in tutte le attività. E com'è possibile che di colpo stia esplodendo una violenza che fa veramente paura? Io ricevo ogni tanto dei messaggi drammatici. Uno dei più drammatici è un'artista, una pittrice bravissima, di cui durante il viaggio quest'estate abbiamo visto la mostra. Lei dice: Fadagione, qui sembra che i demoni antichi si siano risvegliati, c'è la caccia proprio tribale, voglia di scappare, non vedo più sicurezza. Quindi persone che hanno studiato, che sono già a un livello anche culturale forte, hanno voglia di scappare, perché sentono la morte. Loro possono uscire e andare a comprare il cibo. Se incontri un gruppo dell'altra tribù, tu sei morto. Lì non si ragiona più, no? Si è persa la testa. Ecco, la mia testimonianza è questa.
avendo vissuto direttamente questi avvenimenti, poi ce ne sono tanti altri, ricordo noi come comboniani siamo stati testimoni del dramma del Sudan. Il Sudan ha fatto 30 anni di lotta, di tensione tra gli arabi del nord e i neri del sud. E per 30 anni i giovani del sud dovevano o armarsi, entrare nella guerriglia o venire via, tentare un futuro nuovo. Ecco, questi drammi che generano la fuga delle persone, dei paesi di guerra, sono drammi di una complessità enorme, ai quali noi dovremmo accostarci con molta serietà per capire, rispettare, mai giudicare, che non abbiamo neanche gli strumenti per giudicare, ma dobbiamo continuamente approfondire e cercare di capire dove politicamente e concretamente si può intervenire. Bisogna fare qualcosa. Per loro è in gioco la vita. Con la testimonianza di Gabriele questa sera dovrebbe ancora approfondire per noi. Quindi grazie Gabriele per la tua presenza. Grazie. Grazie al Centro Donati per l'invito, grazie a voi. Tra l'altro mi tocca anche una infelice comunicazione di servizio. Gian Leonardo Adi non è potuto essere presente stasera per impegni istituzionali. Sapete che Tuadì è anche assessore al Comune di Roma, oltre che giornalista, e quindi non ci ha potuto raggiungere. Allora, mi fa piacere fare questa presentazione a Bologna. In realtà è la quinta presentazione che faccio qui a Bologna. Sono legato a questa città perché qui a Bologna sono laureato a Bologna, storie, culture e civiltà orientali. Conoscevo già il Centro Donati perché nel 2001 ho partecipato al viaggio in Tanzania. Era la prima volta che andavo in Africa e poi insomma credo sia un motivo in più per avere il piacere di parlare del libro qui stasera. Quello che vorrei cercare di fare appunto è cercare un po' di raccontarvi intanto come è nato il libro e poi appunto di raccontare quelle che sono le questioni che stanno accadendo lungo la frontiera. Parliamo di qualcosa molto vicino a noi. Parliamo di una tragedia dimenticata, rimossa, una tragedia che avviene oggi. Di solito delle tragedie se ne parla sempre al passato remoto, questa volta se ne parla al presente e probabilmente anche al futuro. E, dopodiché poi magari lasciamo uno spazio, anche se ci sono domande, insomma, per aprire un dibattito. Prima del libro è nato un sito internet che si chiama Fortress Europe, che significa Fortezza Europa. Ed è un sito nato nel 2006, nato come un blog, con un'idea semplice, direi quasi banale. L'idea cioè di fare i conti con la strage che sta avvenendo lungo le nostre coste. Non so se nessuno di voi ci ha mai pensato, se nessuno di voi si è mai chiesto quante persone, quanti uomini e donne stanno perdendo la vita tentando di raggiungere l'Europa. Il sito internet quindi è andato a fare una cosa molto semplice, una rassegna stampa, quindi una ricerca negli archivi online dei giornali internazionali delle notizie documentate sui vari naufragi, ma non solo, perché non si muore soltanto nel Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Il dato tragico, allarmante, aggiornato proprio pochi giorni fa con il decesso di quel ragazzino afghano di 14 anni finito sotto il camion sotto il quale si era nascosto, si era recato fin dalla Grecia per imbarcarsi su un traghetto diretto in Italia, poi sbarcare poi ad Ancona e continuare nascosto sotto il camion, chissà, forse in Germania, forse in Svezia, non lo sappiamo. Le corde si sono rotte e quel ragazzo è finito maciullato sulla strada. E con quel dato si è arrivati ormai a 11.876 persone documentate dalla stampa che hanno perso la vita tentando appunto di raggiungere i nostri paesi. Ovviamente è un dato approssimato per difetto, perché nessuno sa e nessuno saprà quante persone stanno annegando al largo delle rotte del canale di Sicilia piuttosto che nell'Atlantico, verso le Canarie, nell'Egeo, e nessuno sa quello che sta succedendo nel deserto del Sahara. Guardate bene che in realtà il primo grande mare che si attraversa in qualche modo è il deserto del Sahara. Si parte dalle coste sud del Mediterraneo, verso la Spagna, l'Italia, la Grecia, ma su quelle coste bisogna arrivarci.
Ora, chi parte dai paesi arabi, dal Maghreb, dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Algeria, dall'Egitto, si arriva facilmente in Libano, non c'è bisogno di viaggi rischiosi. Ma chi parte dal Corno d'Africa, dall'Africa occidentale, è appunto il modo più economico, anche se più rischioso, è quello di salire sui fuoristrada, sui camion, dei contrabbandieri che attraversano il deserto ogni giorno. E quindi partire questi viaggi che durano una settimana, due, tre settimane in mezzo al deserto, capite bene che basta che magari si rompa il motore della macchina, basta che a un certo punto magari l'autista chieda un sovrapprezzo. Sono veramente ricorrenti le storie e testimonianze appunto di persone che hanno visto abbandonare in pieno deserto compagni di viaggio che non avevano i soldi per pagare magari appunto il supplemento che veniva chiesto loro a metà del viaggio dagli autisti che a loro volta volevano fare un guadagno extra. E, per cui il libro è tutto questo, il libro è il frutto di un viaggio di 3 mesi che ho fatto partendo dal Marocco e scendendo un po' tutta la costa atlantica africana per poi riseguire tutta la riva sud del Mediterraneo fino a rifinire in Turchia. Quindi un viaggio sui luoghi di frontiera per raccogliere, cercare storie, testimonianze, denunce e ridare un volto, una storia, appunto un ritratto sia alle vittime di questa tragedia, incontrando ad esempio le famiglie che hanno perso ragazzi in questi viaggi, sia anche cercando invece proprio storie che denunciassero quello che sta succedendo a livello di repressione del fenomeno, perché c'è, diciamo, la dinamica è quella di un'Unione Europea che appalta in qualche modo il lavoro sporco da fare lungo le frontiere, ovvero gli spingimenti in mare e le deportazioni ai paesi del Maghreb. Per cui, insomma, il libro segue un po' queste due dinamiche. Il viaggio inizia in Marocco, sono partito con un numero di telefono che avevo, in realtà era l'unico numero che avevo, l'unico contatto che avevo, era l'ottobre del 2006, sono andato in Marocco dove sapevo per certo che esisteva questa associazione delle famiglie, degli amici e delle famiglie delle vittime dell'immigrazione clandestina in una città che si chiama Khouribga, che si trova a un paio d'ore di autobus da Casablanca. Che appunto un'associazione che aveva messo in rete le famiglie che avevano perso i figli in questi viaggi, no? Perché un conto è parlare di numeri, un conto è vedere un ragazzino di 5 anni che ti chiede Oin Baba, che in Africa, che in arabo significa dov'è papà, perché non sa che fine ha fatto il padre, oppure vedere donne con i bambini appena nati, appunto, che hanno perso i mariti nei viaggi, mariti che erano partiti appunto durante magari la prima gravidanza delle mogli semplicemente con un carico di speranza, cioè l'idea di arrivare comunque in Europa, di guadagnarsi dei soldi, garantire un futuro ai propri figli. Chi parte da questi paesi, cioè chi arriva sulle navi in Sicilia, in realtà non sono nemmeno poi disperati che ci raccontano la televisione, che sono viaggi comunque che costano migliaia di euro. Diciamo che un buon 75% delle persone che arrivano sono persone che appunto partono per motivi semplicemente economici, dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Egitto, e poi c'è il restante 25% che invece sono persone che davvero scappano da situazioni di guerra, di persecuzione, penso al Darfur, alla Somalia, all'Etiopia, all'Eritrea, a queste situazioni. Certo dal Marocco non è che si parte per la guerra, ma poco importa. Quando ti trovi davanti a situazioni di precarietà, di mancanza proprio di una prospettiva per il futuro, cioè i ragazzi partono, sono ragazzi giovani della mia generazione che sta partendo e sono persone appunto che magari vedono i fratelli più grandi che iniziano che superano i 30, si avvicinano ai 40 anni e non hanno ancora combinato niente nella vita, continuano a essere disoccupati, a vivere un po' alla giornata, continuano a stare con le mani in mano, vedono i genitori che arrancano e davanti a sé non vedono nessuna prospettiva. In paesi che comunque non sono in grado di offrire nessun sogno ai propri giovani, e con il fatto che ogni estate ritorna invece chi ce l'ha fatta, ritorna chi in un modo o nell'altro in Europa ci è arrivato, in Europa lavora, ritorna a casa appunto ostentando comunque un successo, si torna soltanto con delle storie di successo, non si torna con delle storie di fallimento, per cui se da una parte si ha la percezione del rischio, sia la percezione che ci si può lasciare la vita, perché anche se non arrivano le notizie sui giornali, arrivano comunque lutti, arrivano i funerali. Pensate che nel mese di novembre, ad esempio in Senegal,
in una città che si chiama Kolda, è stato celebrato un funerale collettivo di 150 famiglie, con il piccolo particolare che non c'erano i 150 morti, cioè non c'erano i corpi dei 150 morti. Ha fatto un funerale particolare, con un rito particolare per i defunti dispersi in qualche modo, perché questi ragazzi erano partiti tutti quanti insieme su una piroga per le isole Canarie e non sono mai arrivati. Non c'è più nessuna notizia, ormai sono passati troppi mesi perché quelle persone siano ancora vive. Quindi notizie come queste, tramite insomma tanta, ma anche se non ne parla la televisione, comunque arrivano, si sa che si rischia, il problema è sempre qual è l'alternativa. E capite bene che in un mare che divide due rive, dove al nord si guadagna 1000, al sud si guadagna 50, 100 se va bene, l'opzione dell'immigrazione rimane comunque un'opzione presa in considerazione dalla maggior parte delle persone. Ne sappiamo qualcosa pure noi italiani, perché io proprio in questi giorni ho letto il libro di Gian Antonio Stella, Lorda, quando gli albanesi eravamo noi, che racconta appunto l'immigrazione italiana e racconta ad esempio i morti anche italiani, ad esempio sui valichi delle Alpi per andare in Francia piuttosto che in Svizzera. Insomma, è evidente che finché permangono queste situazioni comunque di differenza a livello economico e democratico del mondo, le cose non si risolvono. Io stavo la settimana scorsa in Germania a presentare il libro, che il libro è uscito anche in tedesco, abbiamo una diapositiva, e parlavo con Elias Birdel, che è il capitano della Kabanamur, che è una nave tedesca, di una ONG tedesca che nel 2004 aveva una missione nel canale di Sicilia, presa a bordo, soccorse una trentina di naufraghi e li portò verso Agrigento, verso Porto Empedocle. E per aver fatto questa cosa, per aver soccorso le persone, averle portate verso la costa, vennero arrestati, c'è un processo in corso, insomma sia il capitano che il comandante rischiano appunto il carcere con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E qui facendo la presentazione insieme a Birdel, appunto lui diceva che definiva queste barche che arrivano un po' lungo tutta la costa sud del Mediterraneo come gli ambasciatori dell'ingiustizia, cioè diceva comunque ci arrivano in casa i problemi che in qualche modo andiamo anche a causare, no? Con una serie di politiche economiche e militari. Pensate, che ne so, al caso dell'Iraq, dell'Afghanistan. Mese di dicembre sono morte più di 60 persone in Turchia sulla costa di Izmir dopo che un vecchio peschereccio si è rovesciato in mare a poche miglia dalla costa turca mentre tentava di raggiungere un isolotto greco, e la maggior parte dei passeggeri erano iracheni, come la maggior parte dei migranti che arrivano sulle coste greche sono iracheni e afghani, quindi persone che scappano, profughi che scappano da paesi in cui paesi dell'Unione Europea hanno chiare responsabilità anche militari, no? Uno magari non ci pensa, però tutta l'onda lunga, diciamo, delle decisioni economiche e militari che prende l'Europa poi ritorna in qualche modo, sia a livello militare ma anche a livello economico. E per cui il libro racconta un po' questo, però non sono soltanto capitoli sulle vittime, sono anche capitoli che denunciano ad alta voce quello che sono appunto gli effetti delle politiche di repressione, di controllo delle frontiere. L'Unione Europea tutta sta praticamente in soldoni chiedendo ai paesi della riva sud del Mediterraneo di impedire che queste imbarcazioni partano per raggiungere la costa nord, la costa europea, e quindi chiede loro di fermare i migranti prima che partano, arrestarli e rimpatriarli nei paesi di origine. Si affida, cioè, si esternalizza, si fa fuori dal territorio europeo quello che in Europa non si potrebbe fare. E qui veniamo al punto, perché la questione va comunque inquadrata da un punto di vista anche del diritto. Perché si esternalizza questo controllo? Era il 10 maggio del 2005, la Corte Europea dei Diritti Umani sanzionava l'Italia e sospendeva le deportazioni collettive che il governo italiano allora aveva iniziato a fare da Lampedusa verso la Libia. Sapete che Lampedusa è l'isola che stava più a sud, no? Il punto più a sud dell'Italia, più vicino alla Tunisia che alla Sicilia, e il progetto era quello di fare appunto di militarizzare Lampedusa, intercettare le barche dei migranti, portarli sull'isola e con un ponte aereo rispedire tutti quanti indietro in Libia.
la Corte europea sospese, dichiarò illegale questa operazione perché appunto violava il diritto internazionale, il diritto d'asilo, ovvero il diritto di violare una frontiera per chiedere asilo politico al paese dove si entra, il diritto di lasciare liberamente il proprio paese, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il divieto di rimpatriare collettivamente, di fare deportazioni collettive, sancito dalla Carta Europea dei Diritti Umani, il divieto di rimpatriare persone in paesi dove rischiano la tortura, di nuovo Convenzione Internazionale contro la Tortura, il divieto di rimpatriare i rifugiati, Convenzione dell'ONU sui rifugiati, cioè tutta una serie di belle carte, di belle dichiarazioni di intenti, senza parlare del diritto d'asilo sancito dalla Costituzione italiana, che venivano violati palesemente. Per cui si sospendono le operazioni e a quel punto si inizia a fare il lavoro prima, cioè prima che le barche arrivino nelle acque italiane. Per cui avete visto, forse qualcuno se ne sarà accorto, il 29 dicembre il governo italiano ha firmato un accordo per il pattugliamento congiunto con la Libia, e parliamo della Libia perché il 90% delle imbarcazioni che arrivano in Sicilia partono dalla Libia, un accordo con la Libia che prevede appunto di pattugliare già in acque libiche le imbarcazioni, di fermare i migranti e di portarli in Libia, da dove poi saranno respinti nei paesi di origine. E perché tutto questo mette a rischio il diritto delle persone? Appunto, basta leggersi qualche storia tra le tante che sono raccontate nel libro. Io potrei raccontarvi ad esempio quella di una coppia di eritrei che ho conosciuto a Roma, era l'estate del 2006, prima ancora che partissi per il viaggio. Nel tempo ero entrato così un po' per caso in contatto con una televisione svizzera che mi aveva contattato tramite il sito di internet, mi chiedeva se conoscevo a Roma qualche personaggio che aveva fatto la traversata del canale Sicilia da poter intervistare. Io all'epoca in realtà non conoscevo nessuno, ma gli dissi comunque di sì e mi misi un po' a cercare. E appunto col passaparola arrivai in questo posto, una vecchia sede dell'Università Tor Vergata a Roma, occupata, dove vivono ancora oggi 400-500 rifugiati politici tra Eritrea, Sudan, Etiopia, Somalia, e conobbi appunto questo ragazzo, Kuroi, il quale era partito con la moglie e il bambino piccolo dall'Eritrea, però in Italia era arrivato da solo. E mi raccontò la sua storia, poi nel frattempo arrivò anche la moglie alcuni mesi dopo. Quindi, praticamente come tutti i 2000 e passa eritrei che sono arrivati dalla Sicilia, in Sicilia nel 2006, era partito lasciando, disertando l'esercito. Sapete che l'Eritrea è in una situazione di guerra con l'Etiopia e c'è tutta una generazione che viene mandata, 18 anni, uomini e donne, sono mandati al fronte a combattere. E non sono ammesse, insomma, sospensioni se non per maternità o malattie, e c'è gente che ormai da 8, 9, 10 anni se ne sta al fronte buttando la vita in una guerra che ormai non gli appartiene più. Per cui ogni anno migliaia di eritrei se ne vanno, lasciano l'Eritrea, entrano in Sudan e poi dal Sudan continuano il viaggio verso la Libia attraversando il deserto e si imbarcano verso l'Italia. Persone che non hanno nessun tipo di problema economico, anche perché si fanno viaggi che costano 5, 6 mila, 10 mila dollari, che però lasciano il paese appunto per raggiungere stati democratici dove chiedere asilo politico e fare la propria vita. E lui era partito appunto con la moglie, col bambino di 3 mesi, si imbarcano da Zuara, una città che si trova al confine fra la Libia e la Tunisia, da dove parte il grosso delle imbarcazioni che arrivano in Sicilia, e a metà strada si rompe il motore, la barca finisce alla deriva, inizia a imbarcare acqua, perché se andate a Lampedusa a vedere le barche che arrivano, appunto, cioè, sono così, si chiamano carrette del mare, insomma, non a caso, iniziano a fare acqua da sotto dai buchi che ci stavano tra le tavole dello scafo. Appunto, i passeggeri che erano a bordo con dei fondi di bottiglia, tutto con le mani, quello che potevano, tiravano fuori l'acqua che entrava. Nel frattempo vengono soccorsi dagli operai della piattaforma petrolifera italiana che si trova proprio sulle rotte, è anche uno degli unici riferimenti che vengono dati ai passeggeri quando partono per Lampedusa, no? queste fiamme di fuoco che si vedono a mezz'aria a metà strada. E gli operai prendono a bordo le donne e i bambini, e gli uomini dicono che loro possono anche annegare, che poco gliene importa, e se ne vanno e scompaiono con le donne e i bimbi. E dopo qualche giorno alla deriva questa barca viene poi intercettata dalla Guardia Costiera italiana. Sapete, il canale di Sicilia è pattugliato appunto dalla Finanza, la Guardia Costiera, la Marina, quindi insomma vengono intercettati, portati al centro di prima accoglienza di Lampedusa. Quest'uomo chiede della moglie, che se la moglie è arrivata lì col bimbo di 3 mesi, figuratevi l'ansia che aveva. Di quella donna, di quel bambino non c'era nessuna traccia,
chiamandola al cellulare che aveva la moglie, il cellulare non rispondeva. Passano 5 mesi, nel frattempo lui lavorava a Milano alla fiera, e a Milano tramite la comunità di Trea incontra una di quelle donne che era con la moglie con lui quel giorno sulla barca, che era riuscita a ripartire per l'Italia, e tramite lei riesce in qualche modo a rimettersi di nuovo in contatto con la moglie, che gli racconta appunto quello che era successo in Libia. Quindi racconta che quegli operai l'avevano affidati poi alla guardia costiera libica, che li aveva riportati giù a Zuara, che da lì erano stati trasportati in un commissariato in una città vicina, a Misrata, e da lì erano stati caricati su un camion per quelli che sono i trasferimenti, diciamo, degli arrestati e deportati verso la frontiera sud della Libia. Per cui un camion, un container di ferro con un paio di fessure giusto per far trasportare 80 persone pigiate dentro come animali, partiti per questo viaggio di 2 giorni, senza tappe, senza soste, senza vedere la luce, tenuti al buio, immaginando anche il caldo, parliamo di un paese desertico come la Libia, per questo viaggio di 1800 km da Misrata verso Kufra. Kufra è una città che si trova al confine con il Sudan. La pratica che c'è appunto in Libia è quella di riportare verso la frontiera da dove i migranti sono entrati irregolarmente, appunto le persone che vengono arrestate. Per cui viene poi trattenuta per altri mesi in questo centro, un centro dove appunto c'è denunciato da anni, tutte le persone con cui ho parlato appunto vengono fuori con queste storie assurde di camerate di 6 metri per 8 dove ci dormono 70, 80, 100 persone buttate per terra, senza letti, senza materassini, tenuti acqua e riso, in alcuni casi sono lavori forzati, continui pestaggi, basta il minimo pretesto, a volte basta guardare negli occhi la guardia che passa a darti il riso per essere gonfiato di botte davanti agli altri. E ci sono donne, immaginatevi anche la situazione ancora più vulnerabile delle donne, c'è pratiche di violenze praticamente sistematiche, con tutti poi i problemi che ne seguono, la pratica di aborti clandestini e tutto quanto. E ci sono bambini che sono detenuti in queste condizioni. Insomma, questa donna sta lì 3 mesi e poi viene caricata su un carico di deportati, su un camion. Questo autista della polizia libica li porta proprio in mezzo al deserto, alla frontiera con il Sudan, se guardate un atlante proprio pieno deserto del Sahara, e si ferma. Ha avuto fortuna che ha trovato insomma uno che voleva fare affari con la maggior parte degli agenti libici, si ferma poco dopo il posto frontaliero, fa scendere tutti, chiede appunto, inizia a trattare il prezzo del loro ritorno. Noi siamo d'accordo per $100 a testa, chi ha più soldi paga per quelli che non ce l'hanno, come ad esempio questa donna con questo bimbo piccolo, e vengono quindi riportati indietro dalla stessa polizia, che poi li mette in contatto con altre reti di gente che gestisce questi viaggi, prima attraverso il deserto e poi attraverso il Mediterraneo. Chiaramente parliamo di paesi dove la corruzione è ai massimi livelli, dove non si distingue bene appunto tra gli organizzatori di questi viaggi e la polizia che fa arresti che sono più di facciata che di altro. Se voi considerate che insomma, lo stesso succede in Marocco, c'è state 140 migranti e rifugiati sono stati arrestati 4 giorni fa a Rabat, il giorno prima appunto che Marocco presiedesse l'incontro dei 10 paesi del Mediterraneo con l'Unione Europea. Sembrava quasi un modo di presentare il conto insomma delle operazioni fatte in merito al contrasto all'immigrazione clandestina. E non è soltanto in Libia che succedono queste pratiche appunto di arresti, di deportazioni, di gente abbandonata in mezzo al deserto. Quella donna poi alla fine ce l'ha fatta, anche perché insomma è ritornata su a Tripoli, appena si è messa in contatto col marito, il marito prima cosa l'ha fatto, gli ha spedito 2 soldi per fare il secondo viaggio. E quando gli chiedevo, quando poi era tornata su pure lei col bimbo, chiedevo a lui, dico, ma cioè già una volta ti è andata bene, dico, non avevi paura che a pagare di nuovo il viaggio a tua moglie, a un bambino piccolo, cioè, di pochi mesi, quando già una volta avevi rischiato di perderli? E la risposta che mi dava lui, insomma, anche lei diceva, certo la paura c'era, era tanta, ma il problema è sempre lo stesso, cioè qual è l'alternativa che poteva fare questa donna in Libia? Tanto più in Libia, dove un paese che c'è un elevatissimo razzismo, un paese dove appunto si rischia di essere arrestati per strada, adesso soprattutto con queste politiche anti-immigrati. Gheddafi pochi giorni fa ha annunciato che intende arrestare e deportare circa 1 milione di immigrati dalla Libia verso i loro paesi di origine. Questa donna addirittura mi diceva che lei non usciva più di una volta alla settimana da casa sua per andare all'internet point dove si sentiva appunto tramite Skype con il marito qui in Italia.
lavora a uscire perché appunto riteneva ad essere arrestata, perché gli arresti si fanno fondamentalmente in base al colore della pelle, cioè essere nero in Libia oggi significa rischiare di essere arrestato per strada. Noi siamo in contatto con il sito adesso, con un centro di detenzione che si trova a Mistrata, dove sono detenuti più di 600 eritrei ormai da quasi 2 anni, e rischiano tutti quanti appunto di essere rimpatriati in Eritrea. Vi raccontavo prima la situazione dell'Eritrea: nel 2005 sono stati fucilati 161 disertori dell'esercito eritreo in Eritrea, per capire anche a cosa vanno incontro questi. Abbiamo, recentemente sul sito abbiamo pubblicato anche un video, sono delle interviste di alcuni rifugiati eritrei in Canada che avevano attraversato una prima volta lo stretto di Sicilia, erano stati fermati dalla guardia costiera maltese, portati a Malta e da Malta rimpatriati in Eritrea nel 2002. Si sono fatti 3 anni di carcere, nel carcere di massima sicurezza che ci hanno sull'isola di Dakhlak Kebir in Eritrea, e da lì poi sono riusciti a scappare. Loro ce l'hanno fatta, altri di loro sono stati semplicemente ammazzati in quel carcere, torturati per anni. Cioè, noi stiamo parlando di questo, stiamo parlando. Il problema è che tutto questo ci viene nascosto, tutto questo ci viene venduto come semplicemente delle operazioni di contrasto all'immigrazione irregolare. C'è una continua, c'è proprio una linearità impressionante anche fra i vari governi che si sono succeduti, quantomeno in Italia, negli ultimi anni. Nel 2003 il governo Berlusconi siglava il suo primo accordo segreto con la Libia, mandando giù un sacco di mezzi per il pattugliamento, compresi pure 1000 sacchi da morto, quindi sapendo quello che succedeva in Libia, nel deserto, nelle carceri libiche, e finanziando almeno 47 voli che hanno rimpatriato più di 5.500 persone dalla Libia verso i paesi d'origine. Tra quei voli c'era un volo diretto in Sudan, c'era un volo diretto in Eritrea, appunto. Cioè, noi abbiamo rispedito a casa loro almeno 200-300 rifugiati politici. Il secondo volo, che era diretto in Eritrea, venne dirottato dai passeggeri eritrei. Era l'agosto del 2004, evidentemente c'era qualcuno dell'aeronautica eritrea, della britannica militare, non lo so. Presero il controllo dell'aereo, atterrarono in Sudan, a Khartoum, dove le Nazioni Unite poi li riconobbero tutti quanti come rifugiati politici. Loro ce l'hanno fatta, tanti altri sono proprio arrivati a destinazione, tanti altri ancora di più ne arriveranno adesso che l'Italia ha firmato questo accordo di pattugliamento che prevede proprio di bloccare in mare i migranti e rispedirli indietro. E qui è importante appunto inquadrare la cosa dal punto di vista del diritto, perché è vero che il 75% delle persone che arrivano da Lampedusa arrivano per motivi economici, ma è anche vero che quel 25%, adesso tiro fuori un po' troppe cifre, vorrei complicare la visione, ma a volte i numeri servono, sennò poi non si capisce di cosa stiamo parlando. Partiamo dal capo: nel 2007 sono arrivati sulle varie coste italiane 17.000 persone, okay. L'anno prima erano stati 20.000, invece c'è stata una diminuzione del 38%, se non mi sbaglio. Nello stesso anno in cui appunto 17.000 persone arrivavano in Sicilia, il governo italiano, le televisioni italiane gridavano all'invasione di un'orda di barbari delle terre italiche, il governo italiano ufficialmente ha chiesto l'ingresso un mese fa di 170.000 lavoratori stranieri. Il famoso decreto flussi che ogni anno si fa, cioè in Italia c'è bisogno di lavoratori stranieri. Noi quest'anno abbiamo chiesto 170.000 lavoratori stranieri. Nel 2006 ne avevamo chiesti 550.000, senza parlare di tutte le varie sanatorie che ci sono state negli anni precedenti. Ora, a fronte di 170.000 appunto, lavoratori che il governo chiede in modo ufficiale, pur sapendo che già si trovano in Italia e stanno lavorando senza documenti da anni, a Lampedusa arrivano 17.000 persone. Di quelle 17.000 persone, tra quelle 17.000 persone, in quel gruppo si trova il 60% delle circa 10.000 richieste d'asilo politico presentate in Italia nello stesso anno. Cioè ogni anno in Italia più o meno 10.000 persone chiedono asilo politico. Di quelle 10.000 persone, 5-6.000 arrivano dallo stretto di Sicilia, cioè persone che hanno attraversato il mare, che sono arrivate in Italia appunto, attraversando il Mediterraneo. Questo è un altro punto interessante. Negli ultimi anni il numero dei rifugiati nel mondo, dei rifugiati politici, è aumentato, mi sembra del 24%. Ora, tutti sanno che la maggior parte dei rifugiati chiaramente pesano sui paesi confinanti con le zone di guerra. Gli iracheni, ci sono 4 milioni di profughi iracheni,
di quei 4 milioni in Europa ce ne stanno 40.000, tutti gli altri stanno in Siria, Giordania oppure all'interno stesso dell'Iraq. In tutto questo periodo invece in Europa, negli ultimi 10 anni, il numero di richieste di asilo politico è dimezzato, meno 50%. Quando uno si chiede perché è dimezzato il numero di richieste di asilo politico in Europa, mentre nel resto del mondo quelle richieste sono aumentate, la risposta va cercata lungo le nostre frontiere, va cercata nella sempre maggiore difficoltà di raggiungere l'Europa. L'Europa è una terra d'asilo, l'Europa è una terra di diritto, ma in Europa bisogna arrivarci. Uno che scappa dal Darfur, che va tanto di moda quando si parla magari di beneficenza o che so io, in Europa va un po' meno di moda quando si parla invece di queste questioni, per arrivare in Italia, che dell'asilo politico, deve attraversare il deserto del Sahara, arrivare in Libia, andare a Tripoli, cercare qualcuno che gli offre un biglietto e partire per l'Italia, sapendo che rischia la propria vita, e buttarsi su quella barca. Questa è la situazione, non è che esiste, che ne so io, la possibilità di presentarsi nell'ambasciata italiana e chiedere asilo politico. In passato sono esistite situazioni simili. L'Italia, al tempo del colpo di Stato in Cile, ad esempio nel 73, aveva aperto le proprie ambasciate, non soltanto l'Italia, tanti altri paesi europei, e appunto i rifugiati cileni si presentavano in ambasciate, erano riconosciuti rifugiati e venivano trasportati in aereo in Europa. Nel 79, se non mi sbaglio, l'Italia ha organizzato addirittura una missione militare, Boat People, con alcune navi da guerra della Marina Militare che andavano al largo delle coste del Vietnam a recuperare i profughi che anche lì se ne andavano in barca, li portavano in Europa, dove poi gli stati europei si facevano carico della loro accoglienza. Oggi nella schizofrenia di questo paese, nel livello sotto zero a cui si è ridotto il dibattito sull'immigrazione, operazioni simili sono quanto di più inimmaginabile e impopolare si possa pensare, con il risultato che la gente appunto è costretta a buttarsi in mare. E lo stesso vale per i migranti economici, guardate, perché appunto è importante capire anche le dinamiche che ci sono dietro queste questioni. In Italia abbiamo questa situazione per cui l'immigrato è visto soltanto come braccio da lavoro, e però non è previsto un sistema per far incontrare quelle braccia di lavoro con l'offerta, cioè con chi chiede dei lavoratori. Per cui si entra in Italia solo se si ha un contratto e solo se si riesce a rientrare in quella lotteria ogni anno attraverso il decreto flussi, assegna delle quote nazione per nazione per un tot di persone che da quella nazione possono entrare a lavorare in Italia. Allora voi capite bene che nessuna persona dotata di buon senso assumerebbe mai una persona dall'altro capo del mondo, mi sembra logico ammetterlo. Quello che succede in realtà, che magari forse qualcuno di voi l'ha fatto questo il mese scorso, che le persone che sono in Italia assumono, cioè mettono in regola, o persone che gli danno una mano come collaboratori domestici in casa, a guardargli un anziano piuttosto che a fargli le pulizie o assistere una persona non autosufficiente, oppure semplicemente si mette in regola degli operai, dei dipendenti che da anni stanno qua senza documenti. Questo è quello che succede. E a questo poi segue un viaggio clandestino di ritorno, per cui la persona deve ritornare nel proprio paese senza farsi beccare, presentarsi all'ambasciata con il contratto di lavoro e far finta che sta per venire in Italia per la prima volta. Questo è quello che succede e tutti lo sanno, cioè lo sanno benissimo anche il Ministero dell'Interno. Tanto in questo paese, anziché cercare soluzioni pragmatiche, frutto di analisi razionali dei problemi, si cercano sempre delle risposte così che facciano presa sulle paure della gente, si inventano capri espiatori che di volta in volta appunto si sbattono su una categoria piuttosto che su un'altra, e si creano problemi sulla clandestinità. Se ci pensate, non è un dato costitutivo dell'essere di una persona, cioè ci sono delle modalità, delle leggi che creano la clandestinità. Cioè, l'altro giorno sentivo un'intervista di Fabrizio Gatti, il giornalista dell'Espresso, che anche lui ha pubblicato un libro simile a questo recentemente, che diceva, ad esempio, parlando dei CPT, dei centri di permanenza temporanea, li definiva come la fabbrica della clandestinità, cioè delle strutture dove entrano dei cittadini di una nazionalità X, degli esseri umani dotati di una serie di diritti, e dai quali escono poi appunto dei clandestini, cioè persone che non hanno diritto di esistere su questo territorio. E a fronte di tutto questo, secondo me, assistiamo a un processo di
di normalizzazione, di naturalizzazione di tutto quello che succede. Per cui se 30 anni fa avrebbe fatto scandalo l'idea che una persona che vive in Italia da anni, lavora, insomma ha la sua vita qui in Italia, per caso viene fermato dalla polizia che gli chiede un documento, che la persona il documento non ce l'aveva, già una volta gliel'avevano chiesto, e anche quella volta non ce l'aveva, gli avevano dato un ordine di espulsione, che la persona viene arrestata, viene privata della propria libertà, detenuta fino a 2 mesi, poi viene rimpatriata nel proprio paese d'origine. E magari qui c'ha la moglie, c'ha i figli, c'ha tutta la vita, o magari nel suo cosiddetto paese d'origine non c'è mai stato. Voi sapete che chi nasce in Italia, se è figlio di stranieri, non è italiano, e non è detto che a 18 anni abbia la cittadinanza italiana. Per cui se ad esempio un ragazzo finisce di studiare e non trova lavoro in tempo utile per avere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, cosa che succede, la disoccupazione, la precarietà dei giovani è una cosa che tutti conosciamo, visto che il pubblico è giovane stasera, e quella persona diventa clandestino, cioè diventa, che so, quel ragazzo italiano diventa un tunisino per la legge italiana, un tunisino clandestino, e rischia di essere rimpatriato, anche laddove su questo non siamo stato, cioè questo è il dato di fatto. Però tutto questo ormai è assunto come normale, come naturale. Gli stessi viaggi che arrivano, le stesse barche, le stesse ambasciatrici dell'ingiustizia, che diceva Pirdel, che arrivano lungo le nostre coste, ormai sono andate come un fenomeno proprio naturale, secondo me è la parola giusta, che è una visione, come fosse una specie di falla, come se l'Africa perdesse acqua da lì, no? Cioè perde gente, ed è normale che quelle persone da quel canale di Sicilia arrivano verso l'Europa, per cui è giusto che quel canale sia chiuso, che le persone siano fermate e siano riportate indietro, senza chiedersi perché. Se dalla Sicilia arriva il 60% delle richieste d'asilo politico, dalla Sicilia arriva soltanto l'8%, sono dati ufficiali, dell'immigrazione irregolare italiana. Cioè chi oggi sta in Italia senza un documento, se voi prendete 100 persone, dalla Sicilia sono arrivate, se vi va bene, in 8. Le altre 92 sono arrivate in aereo o in autobus, se veniva dall'Europa orientale, come nella maggior parte dei casi, semplicemente con dei visti turistici. Cioè il meccanismo classico di entrare in Europa è riuscire ad avere un visto turistico, arrivare in Europa, il visto dopo 3 mesi scade, sei in Italia, ci rimani e cerchi la tua vita, sapendo che tanto in Italia è facilissimo lavorare in nero, anche se magari ti sfruttano un po', e che prima o poi arriva comunque una sanatoria o arriva comunque un modo di mettersi in regola con i documenti. Questa è la situazione che ci si pone davanti, però appunto prima dicevo i dati, 17.000 arrivi, 170.000 richieste di lavoratori stranieri, però i dati sembrano non contare in questi paesi, e soprattutto quello che sembra non contare è la gravità di quello che sta succedendo con le nostre coste. Cioè quest'anno gli arrivi sono diminuiti del 40% e i morti sono raddoppiati, nella indifferenza generale, diffusa. Se voi andate in Sicilia, in provincia di Siracusa, a Porto Palo, a 12 miglia dalla costa siciliana, ancora oggi, dopo 12 anni, c'è il relitto di una nave che affondò la notte di Natale del 96. Erano partiti la notte di Natale, cioè, sperando che ci fossero, data la festività, meno pattugliamenti, meno controlli. Quella nave andò giù con 300 persone a bordo, chiuse nella stiva, e dopo 11 anni, cioè, alla faccia della nostra coscienza pulita, i resti di quelle 300 persone e il relitto della nave stanno a 12 miglia dalla costa italiana, e nessuno ha fatto niente per dare una degna sepoltura a quelle persone, per identificare i cadaveri, che so io. Non solo, quest'anno, non prima vi accennavo il caso della Capanmor, la nave tedesca il cui equipaggio è finito sotto processo per aver salvato delle persone, quest'anno è successo di peggio. Quest'anno c'è in corso adesso da Agrigento un processo contro 7 pescatori. Era l'8 agosto di quest'anno, il 2007, una nave, una barca, un gommone partito da Zuara, dalla Libia, con 44 persone a bordo, tra cui 2 o 3 donne e un bambino piccolo, e appunto inizia a imbarcare acqua perché c'era la camera d'aria anteriore del gommone che si stava lentamente sgonfiando, il gommone era sovraccarico, quindi stava mano a mano sempre più scendendo con l'acqua proprio al pelo del gommone. Una serie di pescherecci passano davanti senza nemmeno prestare attenzione alle richieste di aiuto, questi pescatori si fermano, erano 2 pescherecci tunisini, prendono a bordo, cioè prima danno l'allarme, chiamano la guardia costiera italiana, maltese, libica, tunisina, nessuno gli risponde, prendono a bordo
vista la gravità della situazione i naufraghi, e dopodiché, una volta stabilito il contatto con la guardia costiera di Lampedusa, scortano queste persone, portano queste persone verso l'isola. Una volta arrivate a Lampedusa vengono arrestati in flagranza di reato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Cioè, qui vi rendete proprio conto della palese contraddizione che c'è fra le grandi convenzioni internazionali. Pensate al soccorso in mare, che è un obbligo sancito non solo dalla tradizione del mare, ma anche dalle leggi internazionali, e le nostre leggi nazionali invece, che fanno sì che quelle persone, che una persona senza documenti, poco importa se sia un naufrago, portato in Italia, è un reato a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quei 7 pescatori sono sotto processo e rischiano fino a 15 anni di galera per aver salvato la vita a 44 persone. Avessero preso a bordo un solo italiano, giustamente forse sarebbero stati ricevuti al Quirinale magari per una medaglia al valore civile. Oggi salvare delle persone nel canale di Sicilia significa andare in conto dei problemi, che i barchi sono ancora sotto sequestro da ormai 5 mesi. E poi capite bene che la voce poi si sparge, per cui tutti i pescatori lo sanno, che siano siciliani o tunisini, e per cui nessuno dà più una mano a queste persone. Già da anni si sentivano storie di barca andata alla deriva, che i passeggeri raccontavano che passava un peschereccio, passava un altro, un mercantile, davano l'allarme via radio e nessuno si fermava per non avere problemi. Magari se proprio erano disponibili giravano l'allarme alla guardia costiera e poi tiravano dritto. Noi abbiamo assistito questo mese, alcune settimane fa, non so se qualcuno di voi l'ha seguito, al fatto tragico di un peschereccio pugliese che appunto incrocia la rotta di un gommone finito alla deriva. Uno dei passeggeri, uno dei naufraghi, insomma, si tuffa in mare, raggiunge al noto il peschereccio, sale sopra il peschereccio appunto per chiedere aiuto, per chiedere che non scappassero come tanti pescherecci, che tornassero a dargli una mano. Il capitano inizia la colluttazione, si prende a cazzotti con questa persona, che nel frattempo perde i sensi, e lo butta in mare. Questo ragazzo somalo è morto annegato. Fortunatamente anche lì si è aperto un processo, questo comandante sarà giudicato con l'accusa di omicidio volontario. Però queste sono le conseguenze a cui ci troviamo di fronte. Perché sono scherzi, perché di questo gesto? Perché è chiaro, perché la gente non può avere problemi. Oggi un pescatore che si trova, magari passa la finanza, la marina, la guardia costiera, e ti trova con a bordo delle persone che non sono cittadini comunitari, non hanno un documento d'ingresso nelle acque italiane, rischia di essere arrestato, di essere processato, di vedersi sequestrato la barca per mesi o per anni. La gente tiene famiglia e se ne lava le mani fondamentalmente, e questo è il motivo anche per cui aumentano i morti, perché c'è sempre meno soccorso in mare. Le vittime, ve l'ho detto, sono state più di 500 quest'anno nel canale Sicilia contro le 300 del 2006. Il canale Sicilia ha più di 2500 morti, conta tra quei quasi 12.000 di cui vi parlavo prima. E c'è anche quell'altro punto, che non ci sono scomparsi i cosiddetti scafisti. Cioè, nell'immaginario collettivo, no? Lo scafista senza cuore che guida queste barche e butta in mare i migranti, una volta arrivati in quelle coste italiane, non esiste più. Le barche, per ragioni semplicemente commerciali, nel senso che chi organizza questi viaggi in questo modo ci risparmia, le barche sono barche sempre più piccole, che quindi non vengono intercettate dai radar delle navi da guerra della marina, quindi riescono più facilmente ad avvicinarsi alle acque italiane, e sono affidate alla guida dei passeggeri. Cioè, se voi parlate con chi il viaggio l'ha fatto, vi racconta che la notte della partenza, appunto, qualcuno di queste organizzazioni che li ha portati dentro un camion piuttosto che dentro taxi sulla spiaggia, su spiagge deserte dove lontano da occhi indiscreti, dove aspetta una piccola barca metroresina per partire, appunto affida il timone a un volontario, magari a qualcuno che nei giorni prima ne ha fatto fare una prova a fare avanti e indietro nel porto, vedere se riesce a guidare una barca, magari qualcuno che ha fatto il meccanico nella vita, quindi ha un po' di esperienza di motori, e quelle persone partono in quelle condizioni, con appunto situazioni spesso di gente che non ha mai visto il mare, che si trova a bracciare un timone, e che se trova il mare in tempesta, ovviamente la barca si rovescia dopo le prime onde. Questo è quello che succede, questo è il motivo per cui aumentano le vittime. E poi c'è anche, oltre il danno, la beffa. La prima cosa che fa la marina militare o la finanza quando intercetta una barca, oppure quando gli aerei in ricognizione trovano una barca in mare aperto, scattano una fotografia sugli uomini che stanno al timone per identificare i cosiddetti scafisti.
perché gli scafisti non ci sono più, ma la polizia ancora non se ne è accorta. Per cui spesso succede che le persone che arrivano in Sicilia sono poi anche processate con l'accusa appunto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e con l'aggravante del lucro, essendo accusati di essere loro gli scafisti, e poi chiaramente gli viene assegnato un avvocato d'ufficio che un po' non se ne intende, un po' non gliene sbatte, e per cui semplicemente vanno al patteggiamento e con qualche anno di carcere questi se la cavano, con la differenza che dopo qualche anno di carcere non hanno più nessun titolo per rimanere in Italia, e magari le persone arrestate erano rifugiati politici sudanesi piuttosto che somali, eritrei o etiopi. Per cui, insomma, questo è un po' quello che succede. Il libro è il tentativo di restituire questo, di restituire il racconto di un'Europa che, appunto, che da una parte perde, ha perso sicuramente a tutti i livelli, dalla politica alla società civile, il proprio senso di umanità, secondo me, in primo luogo, di fronte appunto alla gravità di una tragedia che avviene oggi, avviene in queste ore, ma è come se non succedesse niente, viene completamente rimossa. Cioè, i pescatori di mezzo Mediterraneo insieme al pesce tirano sui corpi della gente ed è come se tutto fosse normale. Probabilmente i nostri nipoti, quando studieranno sui libri di storia quello che succedeva, ci chiederanno, quando noi nonni ci chiederanno appunto, ma cioè, è possibile che nessuno si era fatto delle domande, che nessuno se ne accorgeva, dico, ma sono tanti, comunque c'è decine di migliaia di morti, ma sono tanti casi, potrei raccontare gli omicidi fatti dalla Guardia Costiera greca, che è conosciuta per le pratiche di respingimenti in mare. La Grecia ha una serie di isolotti davanti alla costa della Turchia. Settembre 2006 fermarono una quarantina di persone su un gommone partito da Izmir che andava verso l'isola di Chios, li riportarono indietro e a un centinaio di metri dalla costa turca, uno per uno, li buttarono in mare, appunto costringendoli a continuare a nuoto, a raggiungere a nuoto la costa che si trovava veramente a poche decine di metri. Peccato però che 8 di loro non sapessero nuotare, che sono annegati sotto gli occhi della Guardia Costiera, in teoria dovrebbe essere un corpo preposto al salvataggio delle persone, non all'omicidio. Sette e Melilla sono due città spagnole che si trovano in Marocco. Nel 2005 la Guardia Civile Spagnola e le forze ausiliarie dell'esercito marocchino aprivano il fuoco su questi gruppi di decine di persone che cercavano di saltare queste reti che si trovano a sigillare il confine di queste due enclave spagnole in Marocco, e così facendo ammazzavano appunto a colpi di fucile 17 persone, almeno 17 persone, senza parlare poi delle decine di morti che ci furono con le deportazioni nel deserto alla frontiera algeriana, di un migliaio di persone arrestate passando al setaccio le montagne di Gurugu e Belyounès, dietro Ceuta e Melilla, queste persone appunto arrestate con l'accusa di essere candidate all'immigrazione clandestina e portate a sperdere nel deserto alla frontiera tra Marocco e Algeria, un posto dimenticato da tutti, abbandonati a se stessi, e si sono salvati questi per un puro caso. Il puro caso era che avevano avuto addirittura l'astuzia, per non dire qualcos'altro, di spegnere le luci, di staccare la corrente all'unico villaggio che si trovava nella zona, una quarantina di chilometri, Ain Shwatar si chiama, e per cui proprio lo stesso giorno delle deportazioni avevano spento la luce in quel posto, in quel paesino, in modo che di notte non potessero i deportati vedere le luci del paesino, orientarsi e tornare indietro. Per cui sparpagliati in piccoli gruppi alla frontiera, un migliaio di persone erano obbligate a vagare, insomma, nel vuoto, cioè magari tentando di andare verso l'Algeria ma senza sapere cosa avrebbero trovato di fronte, e laddove incontravano i posti di blocco degli algerini che gli sparavano contro, cioè bisogna tornare indietro. E fortunatamente c'era però rimasta una luce accesa, perché in quel paesino c'era un'antenna, un ripetitore, e per cui quella lucina rossa che si vedeva all'orizzonte a distanza ha permesso di salvarsi la vita a queste migliaia di persone, poi accolte in questo paesino con una storia anche, insomma, bella, finita bene, comunque di solidarietà e poi della gente del posto, al di là della durezza della repressione delle autorità militari. Cose simili, storie simili si intendono su quello che succede in Libia, che succede in Algeria. Potete leggere sia nel libro, anche se andate sul sito Fortress Europe, dove c'è proprio tutta una serie di rapporti scritti da tante associazioni. Il tentativo è proprio quello di fare rete e di mettere insieme tante realtà comunque che ci sono, non solo in Italia ma in giro per il Mediterraneo, anche realtà di persone che ho incontrato durante il viaggio, perché a un anno di distanza ci continuo a essere in contatto,
abbiamo scritto recentemente un rapporto proprio sull'Algeria, sulle deportazioni dell'Algeria nel deserto, scritto da un gruppo di refugi, di espulsi camerunesi che si trovano in mare a Bamako, e che pure loro erano sette miglia, stati deportati nel deserto in Algeria, dall'Algeria ancora più a sud verso il Mali. E insomma, con due lire siamo riusciti a finanziare appunto questo lavoro che hanno fatto, di intervistare se stessi, insomma, un gruppo di migranti che vivono nei ghetto. I ghetto sono appunto queste case affittate a decine di migranti che vivono uno sull'altro, appunto, per dividersi le spese nelle periferie delle varie capitali africane. Sono i migranti bloccati, no? Quelli che anzi sono bruciati tutti i soldi che avevano per fare il viaggio, ma che a casa non ci tornano e non ci torneranno, perché ritornare a casa appunto significa ritornare col fardello della vergogna, perché chi parte ce la deve fare, soprattutto quando è la famiglia che ti paga il viaggio e che invece magari ha venduto la casa o un terreno per pagarti un viaggio verso il Dorado, e tornare senza una lira, tornare con i debiti, no, non si torna. Quando il successo è, insomma, è preteso anche dalle famiglie che ti mandano. Io chiuderei qui, così magari se c'è spazio anche per un po' di discussione, se qualcuno ha delle domande o degli interventi.